Genova, 800.000 abitanti, stretta tra il mare e il Righi, che è terrazzo che si affaccia dalla collina rapidamente degradante verso il porto, la foce, San Pierdarena. L'unica pianura è il Mar Ligure. Lo spazio per la sua crescita, così i genovesi hanno dovuto strapparlo da sempre o al mare o al cielo. Dopo essere avanzata sul mare, porto, aeroporto, Italsider, fiera internazionale, Genova torna in questi anni all'antico. Non furono i palazzi alti e stretti, fino a 9-11 piani, nei vicoli del centro storico, forse i primi grattacieli medioevali? Genova cresce verso l'alto. Lo fa con due centri, simbolo di una città proiettata nel terziario, ossia nei servizi dei traffici e del commercio, con due centri, Corte Lambruschini e San Benigno, che si aggiungono al grattacielo di Piazza Dante, anni 30, alla sede dell'Italimpianti, al grattacielo della SIP, anni 60 e 70. San Benigno sarà terminale del World Trade Center, accanto al porto, di fronte alla Lanterna. Questo spazio conquistato all'alto consentirà spazi operativi commerciali di servizi legati, soprattutto al porto. Corte Lambruschini, innanzi alla stazione Brignole, sarà altro polo. Anche qui servizi e in più un albergo, parcheggi, un teatro. La Genova che sale, prima senza soluzione di continuità, casa su casa fino a scalare il Righi, ora si erge verso il suo forte più famoso con la tecnica costruttiva più moderna ed elegante. Una skyline, ossia una linea disegnata nel cielo, quasi Manhattan, nelle note che ricordano New York, New York.